lasciati far fare, ma fu arrestato dai cannibali e innanzi al capo fu portato. Parlò in inglese ma fu inutile, in russo e in arabo, ma che? Tra quelle bocche che si aprivano al capo bandico gridò: oh signor cannibale, non vuole morire. Oh signor cannibale, lasciami partire. Mostrò la penna stilografica, mostrò la foto della moglie e poi cantò la donna immobile come la sa cantare Adamo. Faccio vedere l'accendi sigari, il suo orologio d'oro e poi un rotto calco con tre languide, bellezze di Hollywood, ma che? Oh signor cannibale, non vuole morire. Oh signor cannibale, lasciami partire. Guardando quelle dive esotiche, il capo rise da morire. Ed un'idea un po' ridicola gli venne in testa e sai che fa? Se lo trascina nel suo grande harem e cento negre gli mostrò. Ma lui vedendo che impazzivano, guardando gli occhi suoi, gridò: oh signor cannibale, non vuole morire. Oh signor cannibale, lasciami partire. Il capo disse modernizzare e lui dovette far da sé. Accento negre che volevano vestiti in seta di suave. Le fece bionde ossigenandole di 20 kg e più calò. E quando il capo disse vuoi partire, al grande re gridò: giammai. Oh signor cannibale, io non parto più. Oh signor cannibale, io rimango qui. Oh signor cannibale, io non parto più. Oh signor cannibale, io rimango qui. Oh signor cannibale, io non parto più. Oh signor cannibale, io rimango qui.